importantissimo. Vedere qui il discorso dei giovani è determinante, sulle scuole e sulla parte che ci vuole, anche i più piccolini anche rispetto a questi con cui spesso abbiamo a che fare. Io vengo da una tradizione familiare che è quella di Vittorio Cini. Vittorio Cini ha rappresentato per la Venezia del Novecento una personalità assolutamente di rilievo assieme a Giuseppe Volpi e al gruppo veneziano, che ha cambiato il volto di questa città, bene sicuramente, e con qualche forse riflesso di minore consapevolezza, per esempio sui temi ambientali e altre cose, che all'inizio del Novecento c'era meno che non all'inizio del 2000. Ma questo rapporto di Venezia con l'Est è un rapporto determinante. Bellissima questa storia per cui i veneziani appunto trafficavano la mattina e facevano la guerra il pomeriggio, o viceversa, con gli ottomani o con gli altri. Naturalmente. Assolutamente. Per cui bisogna avere una visione, diciamo così, laica di quello che poteva essere, e mille anni di storia di Venezia si scommentano anche con questa capacità. Il discorso delle relazioni culturali e commerciali sono fondamentali. Noi in Fondazione Cini abbiamo avuto una lunga tradizione di un istituto Venezia d'Oriente che ha avuto rapporti dall'estremo oriente, Giappone e Cina, per venire giù all'India, al Medio Oriente, fino naturalmente alla Turchia. E quindi devo dire, io ho una simpatia anche particolare, perché in effetti, stavo dicendo, per l'impero ottomano, no, nel senso, sono stato qualche volta in Turchia sia da turista, perché ci sono veramente delle cose bellissime, c'è anche il paese, ma sia soprattutto a Istanbul, anche con l'Istituto Italiano di Cultura, anni che furono, perché è importantissimo il discorso delle relazioni e inventarsi dei temi e coinvolgere a tutti i livelli. Attraverso la cultura passano quelle che in questo mondo di guerre, di tensioni e anche di incomprensioni si può invece, diciamo così, cambiare. La via della speranza e della comprensione è quella. Qui a Venezia abbiamo la Biennale, ad esempio, che è un esempio assoluto di quello che significa, come l'ONU, il palcoscenico di Venezia. La Biennale riunisce centinaia di paesi e, nonostante i veti incrociati, c'è una capacità, devo dire, di mantenere aperte le strade. Non c'è un paese, io credo, al mondo che possa dire io sono perfetto, pulito e il resto. Ciascun paese, cominciando anche dall'Italia, anche all'inizio, che ci fu una guerra italo-turca, se non ricordo male, nel 1900, a proposito della Libia. Adesso quindi la storia, ragazzi, deve essere studiata, approfondita e ricordata. La storia è, dicono, magistra vita, dicevano. E quindi ricordiamoci di tutto, ricordiamoci dei momenti di scontro che ci possono essere stati con gli altri paesi, ricordiamoci anche dei momenti di pace, dei momenti di comprensione, e quindi facciamo questo grande sforzo. Io ringrazio Nadia De Lazzari, anche Vittorio, dov'è che era qui? Eccolo laggiù in fondo, perché mi hanno coinvolto con l'archivio Vittorio Cini queste iniziative bellissime, e quindi che si ripetono nel tempo, e quindi forza e coraggio, perché c'erano anche gli altri paesi del Medio Oriente prima della Turchia, e quindi c'è una lunga tradizione. Quindi brava Nadia, grazie a tutti voi.